Paolo Ricagno, presidente del consorzio Vini d'Acqui, il consorzio che tutela il Bracchetto d'Acqui. Ecco, qui siamo con un calice di Bracchetto al Vinitaly, al Vinitaly 2024, per parlare del vitigno Bracchetto come vitigno dell'anno, così l'ha decretato la Regione Piemonte. Beh, presidente, lei è contento di questo? Beh, direi sicuramente di sì, è un qualcosa che ci meritavamo e ci aspettavamo, perché di sacrifici nel tempo ne abbiamo fatti molti, per cui che venga riconosciuto in questo momento sicuramente è positivo. Come positivo sono comunque i dati: siamo al 50% in più delle vendite dell'anno precedente, stiamo cercando di capire come riprendere il mercato di questo prodotto, di come farlo conoscere. Una delle idee è quella di aprire un negozio in Acqui Terme, in Corso Italia, e quindi di chiamarlo Bracchetto d'Acqui e metterlo a disposizione di tutti i turisti e di tutti gli acquesi, che logicamente a disposizione delle aziende che fanno parte del Bracchetto d'Acqui. Per cui poco per volta penso che risaliremo la china. Il progetto di togliere i vigneti non è così semplice come si pensava, perché l'agricoltore è indeciso e non sa esattamente cosa mettere, quindi il togliere e poi non sapere cosa mettere non è facile. Però poco per volta cerchiamo di riprendere il mercato, e riprendendo il mercato molto probabilmente troveremo anche il consumo di questo prodotto. Senta, presidente, lei è anche un produttore di vino, è un vignaiolo, perché parecchie centinaia di ettari di vigneto. Ecco, lei da un po' di tempo parla di stati generali del vino piemontese. C'è ancora l'esigenza di capire lo stato del vino piemontese, dove vuole andare il vino piemontese? Questo dello stand della Regione Piemonte è già un segnale di unità, però c'è l'esigenza di capire quale sia la programmazione futura? Allora, se io devo dire esattamente come la penso, e dico che stiamo andando indietro, non stiamo andando avanti. In Piemonte stiamo facendo decisamente poco e ci stiamo sempre più dividendo. La settimana scorsa, se non ricordo male, è stato fatto il G30 del vino in Veneto, alla presenza Lombardia, alla presenza del ministro, in Francia Corta. Noi non stiamo agevolando quello che è il nostro territorio e non lo stiamo impreziosendo. Quindi secondo me c'è un sacco di cose da fare. Intanto incontrarci e comunque coordinare un qualcosa, che vuol dire cercare di gestire il mercato, perché oggi è lasciato allo sbando totalmente. Intanto cercare di capire come questo territorio possiamo valutare e farlo sentire decisamente di più dalle persone che lo vivono, ma anche dagli stranieri che vengono ad incontrarci. Quindi c'è un lavoro immenso da fare. Io l'ho lasciato 12 anni fa e trovo che abbiamo fatto dei passi indietro e non dei passi avanti. Però la sua è una critica costruttiva, presidente? Certo, sicuramente sì. Io dico queste cose per spronare a fare per amore, e a costruire. Per amore. Esatto, ok? Perché lei ha detto che io sono un vignaiolo, io sono un produttore di uva, poi sono presidente di una cantina sociale da 53 anni che trasforma l'uva in vino, e quindi mi rendo conto dei due mercati, quella dell'uva e quindi quella della coltivazione e quella del vino successiva.